Segnale convalidato con Davide che assume in breve l'iniziativa. Problemi per Jet Royal, che però si riassesta rapidamente. Ha già rifatto la penalità a Domingo Bar, che però ovviamente è in coda al gruppo. Darline Staff segue Davide, a precedere Dark Horse, quindi a qualche lunghezza Detroit Mail, davanti a Jet Royal all'esterno. Dalla retroguardia la risalita di Domingo Bar, che aggira Jet Royal e Duca del Bar, che viaggiavano in seconda ruota, e si porta al lato di Detroit Mail, che segue in quarta posizione. I 600 iniziali in con partenza da fermo in 44,4 per Davide, che l'ha messa sul ritmo nel tentativo di rendere ardua la risalita di Domingo Bar. Mezzo miglio iniziale in 59,3 per Davide e Antonio Di Nardo, ma Domingo Bar sa che deve andare in caccia di quell'avversario e quindi si impegna ancora all'esterno. Spende molto, ma arriva al salchi di Darline Staff. Nel frattempo, chilometro in 1,14 secco per Davide e Antonio Di Nardo, che hanno scelto, credo, correttamente la via della fuga a gran ritmo per rendere ardua la risalita di Domingo Bar. Ancora una frazione molto molto veloce per Davide, che prende vantaggio, ma Domingo Bar ormai è al lato di Darline Staff e tende a sopravanzarla. Si sposta nella sua scia Dark Horse dalla terza posizione in corda. Domingo Bar a 550 metri dal traguardo ha guadagnato la scia di Davide e cerca di recuperare nei confronti dell'avversario. Terza posizione passa Dark Horse, Davide in fuga, Domingo Bar all'inseguimento. Il miglio in 1,56,3 per Davide, con partenza da fermo, ma Domingo Bar, che pure rendeva 20 metri, ormai è al suo inseguimento. Quindi Dark Horse, mancano 200 metri per arrivare al traguardo. Davide attaccato da Domingo Bar, che sposta al suo esterno, sta facendo una mostruosità Domingo Bar e sta passando su Davide quando mancano 80 metri al traguardo. Va a vincere una prestazione superlativa di Domingo Bar ed Alessandro Cocciadoro al triplo in giornata davanti a Davide e Dark Horse. Io ho 2:26,2 sul mio cronometro, ma per lo start 2:26,2 con per gli ultimi 2000 metri, quindi media intorno all'1:13, e quindi cosa avrà fatto Domingo Bar? Avrà fatto 12:3, 12:4 e anche i passaggi. 8:41 per l'arrivo ufficioso della sesta di Capannelle. Linea allo studio.